principale mission dell'Associazione Arcobaleno c'è anche quella di formare e informare gli agricoltori per renderli consapevoli dei limiti, dei rischi e delle enormi potenzialità dell'agricoltura. Con questa finalità è stato organizzato un corso di formazione per il conseguimento del patentino fitosanitario. Si è parlato di sicurezza sul lavoro, diritto, prevenzione dei rischi e nuove prospettive della fitofarmacologia. Presso la succursale della scuola media Alessandro Manzoni di Rutigliano stiamo tenendo un corso di informazione e formazione per quanto riguarda l'utilizzo e l'acquisto dei prodotti fitosanitari. Ogni imprenditore agricolo, ogni operatore ha bisogno di questa certificazione per l'acquisto e l'utilizzo appunto di questi prodotti. Regole che guardano principalmente all'ambiente, regole che guardano all'utilizzo razionale della risorsa idrica, regole che guardano appunto al futuro. Bene ha fatto l'Europa se ha dato disposizione in tal senso, e altrettanto bene ha fatto se le nostre istituzioni più vicine, la Regione, hanno dato questa possibilità di crescita in termini informativi. Fermo restando che la Regione ci ha invitato a contenere il numero dei partecipanti a 45, perché proprio in prospettiva di un secondo corso che terremo ancora a breve, sempre in questa sede, e per diffondere quanto più è possibile appunto queste iniziative che la legge ci chiede, e che io dico è un discorso non soltanto perché normato da una disposizione di legge, bensì da una questione, un crescendo interesse che sta avvenendo nella categoria per essere informati, per essere preparati all'utilizzo di questi prodotti. Io ringrazio veramente anche la partecipazione costante e massiccia della nostra categoria, di questa categoria. Se questo può essere un inizio, può essere un passaggio di conservazione dell'ambiente, di rispetto, di recupero di quello che è il nostro territorio, di quelle che sono le nostre radici, che ben venga, perché sappiamo tutti quanti che probabilmente, anzi io personalmente ne sono certo, che solo rispettando, recuperando quello che sono i nostri tratti identitari, probabilmente, sicuramente riusciremo a invertire la rotta, quella della crisi, la rotta delle sofferenze, e cercando di avere, di far conoscere e promuovere il nostro territorio insieme a tutte le nostre realtà che abbiamo, che conserviamo, e che forse c'è solo una necessità, quella di promuoverle e farle conoscere al mondo circostante. E io ringrazio, ripeto, la istituzione, ringrazio Foglie, perché Foglie TV che ci dà questa l'ennesima opportunità per veicolare queste nostre piccole iniziative, e possono essere i primi segnali di una nostra crescita. A tal proposito, il dottor Vittorio Filì ha illustrato alcune delle enormi potenzialità della tecnologia applicata all'agricoltura. Infine, il dottor Michele Pizzi della Sumitomo Chemical ha illustrato i miglioramenti alle colture di uva da tavola che la ricerca fitofarmacologica è riuscita ad ottenere, ricordando ai presenti che nessun progresso è mai possibile senza sostenibilità ambientale ed ecocompatibilità. Prolectus, abbiamo parlato di Prolectus questa sera, è la nuova proposta di Sumitomo Chemical Italia, è a base di un nuovo principio attivo. È un prodotto che è destinato al contenimento della muffa grigia della vite, sia vite da tavola che vite da vino, oltre che avere la registrazione per le colture, le principali colture orticole in serra. Se dovessi riassumere in due parole le caratteristiche vincenti del prodotto, direi naturalmente l'efficacia, superiore o pari a quella dei prodotti attualmente, dei migliori prodotti attualmente presenti sul mercato. L'altra caratteristica saliente, molto importante e molto sentita nel segmento dell'uva da tavola, è la rapida dissipazione del principio attivo, cioè il prodotto degrada molto rapidamente all'interno del frutto, pur mantenendo chiaramente un'elevata attività biologica, quindi un elevato controllo del patogeno.